In collegamento Skype Andrea Morchio, coordinatore provinciale della Protezione Civile di Alessandria. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. A lei buongiorno a tutti. chiediamo che cosa succederebbe dal punto di vista operativo nel momento in cui scattasse questo sistema di allerta, IT Alert. Sì, allora questo nuovo sistema a livello nazionale ci aiuterebbe sicuramente in caso di emergenze su larga scala a avvisare capillarmente tutta la popolazione di una certa area. Domani il test sarà fatto sul Piemonte, ma potrebbe essere fatto anche a livello più locale, visto che la tecnologia si va su celle telefoniche, quindi per dire la parte di Alessandria, la parte dell'Ovadese, la parte del Novese, la parte quindi sulla nostra provincia, oppure da tutta la provincia intera. Questo ci darà una mano sicuramente per l'allerta, oltre ai canali ufficiali che ci sono già in Regione Piemonte, quelli di ARPA Piemonte, del settore protezione civile, che tutti i giorni alle 13 emanano un bollettino di allerta, che però è solo testuale e poi va diffuso sui canali tradizionali, quindi dai social media ai comunicati stampa, appunto a voi il ruolo importantissimo dei mass media e tutto quanto. Un lavoro quindi di rete in sinergia fra più parti, lei lo ha sottolineato, chiaramente le vostre squadre, la vostra colonna mobile andrebbe a ripercorrere tutto quello che già sta facendo quando appunto cadono eventi di questo tipo. Sì, diciamo che l'allertamento, diciamo, per gli addetti ai lavori parte forse un po' prima, nel senso che ci sono il bollettino viene fatto sulle 36 ore, quindi viene emanato, se si ha una visione un po' più ampia di quello che si deve preparare, diciamo, per affrontare un'emergenza per gli addetti ai lavori. Questo cambia per la popolazione che deve in poco tempo essere raggiunta da un messaggio appunto di allarme in casi estremamente gravi, immagino un'inondazione, adesso noi non siamo zona di crollo dighe, però ci sono delle zone in Italia che sono soggette a sversamenti di dighe o di frane importanti che possono essere date l'evacuazione immediata di una grande porzione di territorio che sarebbe impossibile da gestire con la telefonia piuttosto che l'apparato radio, la rete radio regionale che abbiamo.